Evviva! A Cartoceto, nella terra dell'olio, è andata in scena, nonostante il tempo incerto, la prima domenica della 40ª edizione della mostra Mercato dell'Olio e dell'Oliva, in un anno orribile per coltivatori e produttori, in cui, se si è riusciti a salvare il 10% del raccolto, si è stati bravi. Ma il contenitore, creato da 3 anni a questa parte dall'amministrazione con la formula del festival, mantiene alta l'attenzione verso questa ricchezza territoriale che fa sì che una fiera, in un momento di difficoltà, non si trasformi in un de profundis del prodotto, ma anzi porti comunque visitatori e acquirenti a provare e testare l'olio che faticosamente e caparbiamente i produttori sono riusciti a mettere nella bottiglia. Sì, una formula, devo dire, che ormai da 3 anni, dal 2014, questo Cartoceto DOP, il festival, cioè la nuova veste della mostra mercato dell'olio e dell'oliva, storica mostra mercato che quest'anno compie 40 anni, e devo dire una formula, quella del festival, che ci ha regalato finora grandi successi e soprattutto un numero molto molto elevato di visitatori provenienti da tutta una serie di regioni d'Italia. Era esattamente il nostro intento, era esattamente il nostro obiettivo, quello di voler ancora di più promuovere e valorizzare l'unica Dopole Aria della regione Marche, che trae appunto origine nel nome dal comune di Cartoceto, la DOP, l'olio DOP Cartoceto, ma voler costruire anche attorno tutta una serie di iniziative, attività e spettacoli dall'arte, alla cultura, alla musica, che potessero fare da corollario, da cornice rispetto a questa eccellenza, questa peculiarità agroalimentare di cui Cartoceto, ma non solo, perché a me piace sempre ricordare che dell'areale della DOP Cartoceto fa parte anche i territori del comune di Fano, di Serrungarina, di Monbaroccio e di Saltara.